La colangite biliare primitiva è una malattia autoimmune e cronica del fegato che colpisce prevalentemente le donne. È una patologia poco frequente ma cronica e progressiva che, se non trattata, causa fibrosi, cirrosi e insufficienza epatica. Una delle maggiori difficoltà legate a questa malattia sono i tempi della diagnosi, perché i sintomi come stanchezza, prurito e gonfiore addominale sono spesso assenti o lievi, ma anche per la scarsa conoscenza della malattia da parte dei medici. Per quanto riguarda le terapie, oggi sono disponibili farmaci innovativi che rappresentano un'opportunità di cura molto efficace. Le patologie epatiche, per definizione, sono sempre state rappresentate dalle forme virali, soprattutto in Italia, in cui la prevalenza è molto elevata, e pertanto, dopo aver fatto i primi test relativi appunto alla ricerca di infezioni virali, se questi non vengono fuori positivi, come appunto nel caso della nostra malattia, in qualche modo il medico di medicina generale si trova in una condizione, diciamo, come dire, ecco, di verifica del perché la paziente continua ad avere un'alterazione degli enzimi epatici, del perché continua ad esserci transaminasi alte, tende in genere, se non conosce appunto appena la patologia, a rimandare con nuovi controlli di laboratorio il problema o a gestire il prurito con modalità banali, che può essere l'utilizzo dell'antistaminico, per esempio, quindi attribuire il prurito a motivazioni diverse. E quindi tutto questo porta ovviamente a un ritardo. Fatta la diagnosi e prima si fa e meglio è, si può iniziare la terapia, che è molto efficace e oggi consiste in due livelli. Un primo livello di terapia con acidi biliari, che senza dare effetti collaterali riescono a dare un controllo della malattia in ben 6-7 pazienti su 10, ma gli altri hanno bisogno di altro. E oggi, per fortuna, in Italia da qualche mese abbiamo a disposizione una seconda linea, un farmaco da poter aggiungere all'acido biliare che si chiama acido obeticolico. Agisce in modo più ampio rispetto al primo, non solo sulla colestasi, ma anche sul sistema immunitario, ha effetti antinfiammatori ed è efficace, riesce a controllare questa malattia nei pazienti dove la prima linea non è sufficiente.